Questo è un film che gioca molto sui cambiamenti di toni, come avete visto, passa dalla commedia, dalla leggerezza a un'estrema crudezza. E poi è bello che appunto i personaggi facciano quello che non ci si aspetta. E poi questo deriva anche da un'osservazione che ho potuto fare io personalmente in quanto madre, frequentando moltissimi bambini e bambine, ragazzi e ragazze. Mi ha sempre colpito questo fatto che generalmente le bambine o le ragazze hanno spesso dei temperamenti più forti o sono più intraprendenti, più scafate, come si dice, dei loro amichetti maschi. E poi quando si entra sulla soglia del dover invece essere donne e uomini, c'è questo ribaltamento. È vero, io sono molto più aggressiva durante il film, sono molto più con gli artigli, più che prendo Filippo e lo trascino insieme a me, invece poi all'ultimo è lui che tira fuori la forza che io poi non ho avuto. Io sono sempre attenta nel lavoro con gli attori e con le attrici, e in particolare con dei ragazzi, così Filippo ha fatto un solo film, Giulia è un esordiente, a lasciare uno spazio ai cambiamenti, al caso, agli umori, a quello che gli succede. Per fare questo bisogna prima aver scritto molto e costruito molto per poi poter decostruire, e poi anche bisogna averli guardati, ascoltati, per essersi conosciuti e essersi ascoltati con attenzione, che è quello che ho cercato di fare con loro due, e avevamo raggiunto una forma di confidenza, sono pieni di grazia, anche quando si vanno a scontrare con delle cose, però hanno la grazia della loro gioventù e sono due creature molto poetiche, quindi ecco. Al centro. Guardate qui al centro, okay. Mentre scatto, guardami, guardami. Francesca, guardami. Vedi come a sinistra. Il mio sogno è di diventare attrice. Quindi che ci va a fare dall'onorevole? Era la segretaria, dice che purtroppo non la può incontrare adesso perché ha un impegno importante con la sua completa disposizione. Mi piace. Cioè, ma che ve mette da pascolare pecore in mezzo alla strada?